grazie, benvenuti intanto. Allora, intanto vi ringrazio per essere venuti. Questo incontro si inserisce in un percorso che in realtà da un po' di anni già sta accadendo sul nostro territorio e vuole però essere un momento non solo di restituzione rispetto a delle attività che sono state fatte in collaborazione tra vari enti, ma è un momento proprio di confronto, di progettazione, di visione condivisa. Abbiamo intitolato questo incontro Learning Arcipelago partendo da un po' dallo spazio in cui ci troviamo, che si chiama proprio Arcipelago, ed è una visione che Michelangelo Pistoletto, che ha trasformato questi luoghi che erano degli spazi dismessi, che avevano perso l'energia per cui erano stati pensati, della fabbrica, del lavoro, spazi dismessi che sono ritornati a diciamo a produrre con una nuova energia, con un'energia diversa, però del lavoro e del pensiero. In questo senso Michelangelo, immaginando il futuro del Biellese, ha usato questo termine, cioè un arcipelago verde, quindi immaginando che il nostro territorio fatto di tanti comuni, di aree urbane dislocate nelle valli, nelle piane e unite in realtà dal verde, possa essere un arcipelago e abbia delle isole con delle caratteristiche, con delle identità che nell'arcipelago trovano una visione più grande, una possibilità maggiore di sviluppo. In questo senso proviamo a immaginare anche un arcipelago educativo che allarghi, in realtà non prendo tanto tempo ulteriore a questa introduzione. Cercheremo di chiudere per le 19 perché comunque insomma il tempo è prezioso e perché i contributi sono tanti, contributi che nell'interesse, diciamo nella proposta iniziale, abbiamo chiesto contributi che apportino un resoconto di quanto fatto ma soprattutto delle visioni da cui ripartire. Non mi dilungo oltre, c'è la prima parte che si intitola "I protagonisti raccontano l'esperienza di educare", un bando finanziato dal Ministero per la Famiglia, una collaborazione tra Città dell'Arte, Filo da Tessere, Better Places, Fondazione Zegna, e per il primo intervento lascio la parola a Federica Collinetti del Filo da Tessere, che introduce questo termine, le oasi esperienziali, ma soprattutto il lavoro fatto con mestieri in fiera. No, funziona. Ok, ecco, buonasera a tutti, grazie per essere qua. Tra l'altro vedo che stanno arrivando alla spicciolata anche i colleghi che hanno proprio concluso una delle giornate di mestieri in fiera e abbiamo qua in prima fila e in seconda anche dei diretti partecipanti all'attività, un giovane che ha fatto il primo incontro. Ecco, spero che vi sia piaciuta la giornata di oggi. Allora, che cos'è mestieri in fiera? Mestieri in fiera è un format che abbiamo pensato all'interno appunto del bando Educare di attività che chiamiamo di orientamento, ecco, partendo dal presupposto che... perché mi dici no? Ah, scusate, ho sbagliato intervento. Partendo dal presupposto che l'esplorazione è fondamentale. Allora, per poter orientarsi nel mondo è importante esplorare, curiosare, sperimentare. Quindi Mestieri in Fiera è appunto un'attività che abbiamo avviato, rivolta a bambini tra gli 8 e gli 11 anni, che si possono sperimentare in queste 9 aree per capire meglio quali sono i loro interessi, quali possono essere le loro passioni e soprattutto per iniziare a conoscere il mondo delle professioni e il mondo che li circonda.
Le nove aree sono queste qua che vedete, non mi dilungo, però abbiamo cercato di racchiuderle perché ovviamente le aree sono tantissime, abbiamo provato a raggrupparle in nove macro aree all'interno delle quali ogni bambino ha avuto la possibilità di giocare e fare queste oasi, questi laboratori. Allora, il format prevedeva degli incontri nelle classi, un piccolo laboratorio di presentazione in modo che i bambini potessero iniziare a capire quali sono le attività e i mestieri che più li interessavano. Dopodiché i bambini sceglievano due aree e andavano a sperimentarle. Il punto però è cosa c'entra questo con Arcipelago. Allora, per noi è importante che alla fine di questo laboratorio ognuno provi a conoscere, anche a pensare chi nel biellese realmente fa quell'attività, fa quel lavoro, è riuscito a trasformare la propria passione in un lavoro. E tra l'altro abbiamo messo qua delle foto che abbiamo scattato, che sono le foto collegate alle nove professioni, e sono tutte foto di gente del biellese, proprio perché i bambini possono anche riuscire a proiettarsi in qualche cosa, in qualcuno di concreto che ha realizzato questa cosa, e quindi possano anche andare a vedere e conoscere questo arcipelago, le varie aree che non vi sto a elencare adesso, perché dopo, durante queste due ore, avrete modo poi di conoscere chi all'interno di questo arcipelago ha sviluppato delle aree. Ecco, quindi, come dicevo prima, c'era questo primo laboratorio a scuola, poi l'attività di mestieri in fiera e la possibilità di proseguire o con i genitori o con la classe rispetto alla scoperta dell'arcipelago. Appunto, qua c'è un po' la descrizione proprio di quello che si è fatto, e l'altra cosa interessante è che a fine attività ogni classe ha ricevuto questa che era la mappa dell'esploratore e dell'esploratrice, per cui anche visivamente si è andati a collocare rispetto alle aree esplorate, ogni bambino ha avuto la possibilità di collocarsi e di proiettarsi quindi in quell'area. Mestieri in fiera, appunto, è nato da Educare, è un format che è nato, ma che potrà, e anzi noi ci auspichiamo, che possa continuare a replicarsi nelle classi, appunto con il coinvolgimento degli istituti comprensivi. Dopo chiameremo a raccontarci un po' l'esperienza anche vista dal lato della scuola, e andremo avanti così quindi a farlo successivamente. Qua potete vedere quelle che sono le aree e proprio anche i cartonati. Purtroppo abbiamo dovuto smontare perché, insomma, le ultime due giornate sono state molto lunghe per gli orientatori, che hanno fatto per 8 volte i laboratori, 10 mi dicono, 10 volte sottolineano, 10 volte negli ultimi 2 giorni il laboratorio. Però potete vedere queste immagini, ci sono dei cartonati che tra l'altro ha sviluppato e creato PEG Soluzioni, che ringraziamo, Valentini, che con molta creatività ha fatto degli strumenti e dei materiali che sono sicuramente molto molto belli e interessanti per i bambini. Adesso potete vedere nel concreto un po' quello che con si è fatto. Con mestieri in fiera puoi sperimentarti giocando attraverso laboratori pratici e scoprire alcuni tuoi interessi e passioni. Sono a tua disposizione 9 aree professionali e 10 orientatori e orientatrici del consorzio sociale Il Filo da Tessere, che ti accompagneranno in questa impresa.
ma aspetta, aspetta. Allora, vabbè, qua ci sono un po' di numeri di quello che è accaduto in questi mesi da quando abbiamo avviato il format. Sono stati coinvolti 130 bambini all'istituto di Gaglianico, 37 a quello di Occhieppo, 81 in Val di Lana, e in questi giorni abbiamo avuto 115 iscrizioni per la giornata. Poi in realtà oggi è arrivato qualcuno che non era prenotato. Insomma, col passaparola le cose vanno avanti. Se vai ancora avanti... ma è un po' lenta, perché è pesante, ma eccolo qua, il ringraziamento a tutti gli orientatori che faceva prima Anna Zegna, che hanno reso possibile queste giornate e che lavorano, e li vedete qua, con le loro professioni. Ecco, noi speriamo che questo sia un momento in cui i bambini iniziano a esplorare e a far nascere delle loro passioni, ecco, e poi abbiano la voglia e il desiderio di continuare l'esplorazione nel territorio. Io a questo punto lascio la parola a Lorenzo Zampieri, che appunto invece ci racconta dal punto di vista della scuola quello che è accaduto e quello che questo progetto ha sviluppato. Grazie. Buon pomeriggio, e con me è Teresa Valva, che è la referente orientamento della mia scuola. Il video che avete visto sono le nostre palestre, e sono i nostri bambini che sono venuti. Quest'anno noi abbiamo continuato un lavoro, un po' che era già stato intrapreso l'anno scorso. Come scuola stiamo ragionando sul tema dell'orientamento, e quindi noi come scuola abbiamo creato una commissione di insegnanti che lavorano su questo tema, dei vari plessi, non soltanto, ma anche dei vari ordini di scuola, quindi dall'infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Per noi è stato molto interessante lavorare su questo progetto per due motivi. Il primo, perché si è potuto collaborare e co-costruire, ok? Quindi noi ci siamo sentiti con Paola, che abbiamo stalkerizzato abbastanza, vicendevolmente, esatto, vicendevolmente, perché l'idea è nata un po' nella costruzione del pensiero, nel senso che come costruirlo insieme, cosa fare, come farlo, ci sembrava importante che fossero anche non soltanto coinvolti i bambini, ma coinvolti anche gli insegnanti. E quindi è stato un lavoro che anche gli insegnanti hanno fatto e che sono appassionati nel farlo, che è piaciuto. Noi però abbiamo continuato in questo lavoro, nel senso che secondo noi mancava un pezzettino, che erano i genitori. E quindi con i genitori in questi giorni, alla scuola primaria, lavoreremo sul tema del lavoro, dell'orientarsi, chiedendo ai genitori dei bambini di venire a scuola a raccontare il loro lavoro. Come ci sono arrivati, qual è stato il percorso, cosa hanno fatto. Abbiamo già cominciato con la scuola dell'infanzia ed è stato un successone, nel senso che i genitori si sono coinvolti bene, i bambini erano molto contenti e... ci ha dato la possibilità anche di ragionare e di ampliare il concetto su anche altre tematiche della nostra scuola, nel senso che l'orientamento è anche un qualcosa legato anche alla valutazione, al giudizio, a dargli la possibilità di scoprire che cosa possono fare da grandi, e quindi questi due anni in cui abbiamo lavorato un po' sull'orientamento ci hanno portato anche a lavorare un po' sul tema di come valutare, di come far sì di stimolare i bambini a scoprire i loro talenti e poterli poi in futuro coltivare, riconoscere e soprattutto lavorarci. Ecco. E quindi stiamo facendo un grosso lavoro anche sulla spinta della nuova valutazione della scuola primaria, stiamo facendo adesso un lavoro sulla valutazione con tutti e tre gli ordini di scuola, e per il prossimo anno ci stavamo pensando a come continuarlo questo lavoro, perché il tema per noi importante è come continuare questa cosa, cioè come continuare a fare orientamento, come continuarlo a farlo con i bambini, come far conoscere il territorio in cui stiamo e come sfatare un po' il mito che i ragazzi hanno di alcuni lavori, no? Vedo qui Anna Zegna, lavorare in fabbrica, loro hanno ancora quell'idea del 1800 in cui c'è la persona che va in fabbrica e il datore di lavoro che li frusta, no? E invece in questo momento il lavoro magari in una ditta tessile è differente, e ci sono
bisogni differenti e ci sono anche attività che vanno scoperte per conoscerla. E quindi il lavoro che noi vorremmo fare è continuare in quest'ottica qua. E quindi noi speriamo sempre di continuare a collaborare, perché ci sembra interessante co-costruire un pensiero. Centrale, ecco, come ultima riflessione da fare, è come co-costruirlo sicuramente con i ragazzi, ma anche con tutti gli adulti che ci lavorano. E quindi l'insegnante, il dirigente, i genitori, perché i genitori in questo sono importanti, e quindi su questo noi vorremmo provare a lavorare. Vediamo dopo questo maggio, in cui finalmente i genitori entrano a scuola senza Green Pass, e quindi possiamo aprire le porte a tutti i genitori che abbiamo voglia di raccontare come sono arrivati a quel lavoro, no? Perché poi è un percorso, e quindi è interessante quello, e lasciare un segno anche ai ragazzi. Quindi io ringrazio e spero di poter continuare a lavorare insieme, e spero anche di poter portare magari qualche idea che nasce dalle nostre riflessioni che abbiamo fatto anche con i docenti in questi anni che abbiamo lavorato insieme. Perché alcune idee ci sono venuti alcuni sogni nel cassetto, e molte volte anche non si riesce a farlo tutto da soli, quindi bisogna anche chiedere un po' aiuto e creare un po' squadra e rete. Quindi grazie a tutti. Allora, non perdo altro tempo, do la parola a Nicolas Ferrara, dell'associazione Better Places, che ci parla di questa esperienza legata a una radio podcast con qua Città dell'Arte anche nelle scuole. Eccomi, buongiorno a tutte e tutti. Come vedete, per qualcuno sono ben conosciuto. Ho la clac che applaudirà il mio intervento. Niente, sono qua in quota Better Places, che è un'associazione di promozione sociale, che è l'associazione che gestiva lo spazio Idro, che era giusto in fondo a questa sala ed è crollato nella piena del fiume del 2020. Ma oltre a gestire questo spazio faceva diverse, e continua a fare diverse attività sul territorio, e una parte fondamentale di questa attività è l'educazione, la formazione, l'autoformazione per tutte le fasce di età, dai ragazzi più piccoli fino agli adulti. Quello che facciamo in particolare è lavorare sui temi del contemporaneo, sui temi della multimedialità, e quindi specialmente con i ragazzi abbiamo iniziato con loro qua in fondazione dall'estate scorsa e continuato per tutto l'anno scolastico, ma abbiamo fatto dei laboratori anche nelle scuole secondarie di Pollone e di Occhieppo sui temi della multimedialità e sulla creatività multimediale. Quindi che cosa significa? Significa fondamentalmente unire la tecnologia alla comunicazione. Nella pratica per loro cosa significa? Comunicare vuol dire esprimere il proprio essere. Quindi il lavoro che si fa sia con i ragazzi più piccoli, ma anche con i più grandi, ma spesso anche con gli adulti, perché i genitori che hanno gli strumenti sia concettuali che tecnici, manuali, per gestire le nuove tecnologie sono più consapevoli anche nel rapporto che hanno con questi strumenti, anche nei rispetti dei figli ad esempio. Quindi che cosa facciamo? Lavoriamo sull'idea di fornire questi strumenti sia concettuali che tecnici, manuali, tecnologici a chi partecipa ai laboratori, partendo dall'idea di scoprire che cos'è il nostro sé, e quindi la gestione delle emozioni, il riconoscimento delle emozioni, fino alla possibilità di esprimerlo in molte maniere diverse, che vanno dalle parti analogiche, quindi l'espressione pittorica, figurativa, carta, penna e colori, l'avviamento alla musica, in cui si fa provare i ragazzi come si suonano gli strumenti, come si compone una canzone, fino ad arrivare agli strumenti tecnologici che vanno dal fare video o, come potete vedere là dove ci sono tutti i ragazzi adesso, con una piccola postazione radio con cui con loro abbiamo fatto dei podcast, che sono delle piccole trasmissioni radio registrate in cui i ragazzi hanno fatto tutto, dallo scrivere, e quindi il tema era come reperire le informazioni usando magari internet, usando i tablet che sono uno strumento tecnologico, o i telefoni che sono uno strumento che volenti o nolenti i ragazzi hanno intorno e iniziano a usare già da età molto piccole. Il tema era aiutarli a capire come usare in maniera virtuosa questi strumenti, sia dal lato concettuale per la ricerca, sia poi per restituire le conoscenze che hanno trovato. Quindi i ragazzi hanno cercato gli argomenti, cercato le cose interessanti, hanno poi prodotto le musiche con delle app sui tablet che fanno musica,
hanno registrato le musiche, hanno scritto i testi, hanno recitato i testi, poi io li ho messi tutti insieme e ne abbiamo anche uno come esempio da potervi far sentire. Ci siamo. Questo è tutto farina del sacco di quei ragazzi che vedete là e quelle ragazze che vedete là che ridono. E che si vergognano tantissimo. 5 cose che non sapete di... responsabilità. Miau! Oggi vi raccontiamo 5 cose sulla carne. Del pianeta dovremmo mangiare meno carne. La carne rossa, quella dei bovini, più dannosa perché nella lavorazione consuma molta acqua e produce molta CO2. Scegliete prodotti animali, scegliete quelli di animali felici, cioè trattati bene durante la loro vita. Più polli felici vivono a terra, sono liberi di scorrazzare, mangiano buon cibo e vengono uccisi senza sofferenza. Alcuni di noi, qui a scuola, hanno scelto un'alimentazione vegetariana per aiutare gli animali. Solo polli felici! Solo polli felici! Solo polli felici! Arrivederci, alla prossima puntata! Ecco, questo è un piccolissimo esempio.
di come gli strumenti tecnologici possono essere usati per presentare o esprimere alcuni temi che stanno particolarmente a cuore. Questo era un periodo, quando l'abbiamo fatto, era un periodo in cui i ragazzi e le ragazze stavano scegliendo anche la dieta della mensa scolastica e si stavano informando su quali erano le implicazioni di scegliere una dieta piuttosto che un'altra, e questo si è trasformato nella loro volontà di raccontare questa cosa tramite un mezzo che era il mezzo radio. Questi podcast, poi se volete li potete ascoltare in cuffia nell'angolo radio più tardi, verranno pubblicati su Better Radio e quindi su tutte le piattaforme podcast. Better Radio è la radio fatta dall'associazione Better Places, da Idro, durante la pandemia e dopo il crollo, per tenere la comunità comunque legata e poter avere comunque voce, non avendo più uno spazio fisico la possibilità di incontrarsi. Ecco, quindi oltre allo spazio laboratoriale c'è anche poi lo spazio di espressione più aperto al pubblico, in cui i ragazzi possono trovare un modo anche di farsi sentire fuori dalla scuola, fuori dagli spazi che vivono abitualmente. Ecco, direi che è un po' tutto, grazie. Allora, non, come sempre, non perdo altro tempo e lascio la parola a Ines Borione e Lara Miglietti, che hanno seguito dei laboratori legati all'oceanografia, poi ce ne parlerai, e al circo. Vi lascio la parola a voi. Buonasera a tutti, è per me sicuramente un onore essere qua. Come ha accennato Ruggero, io nasco come oceanografa. Posso avere le slide, per favore? E quindi do proprio solo un assaggino di cosa abbiamo fatto con gli studenti di quest'anno. Allora, la slide numero 1, per favore. Come vi ho detto, sono un'oceanografa, ho fatto un percorso di dottorato e fino a settembre dell'anno scorso facevo proprio la scienziata, mi occupavo di scienze marine. E quando mi è stata offerta questa opportunità di trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, che cosa faccio, per me è stata un'occasione da cogliere immediatamente al volo. E quindi è stato un passaggio abbastanza brusco, perché arrivo da quella che è l'oceanografia sperimentale, in cui io lavoravo sulle navi da ricerca e mi occupavo di campionamenti, sia in Mar Ligure che in Antartide, durante il dottorato, quindi, e partecipavo a delle conferenze, e sono passata invece ad ambiti più legati al territorio, e quindi mi sono occupata di laboratori didattici per i bambini. È stata un'esperienza molto arricchente e creativa, sicuramente. E qui proprio un po' di esempi di cose che abbiamo fatto insieme. Quindi abbiamo dato qualche nozione di zoologia marina, per esempio abbiamo imparato a conoscere quelli che sono gli organismi che si possono conoscere e incontrare sulle nostre spiagge, come le stelle. Abbiamo parlato anche di temi molto più grandi, come possono essere quelli legati ai cambiamenti climatici, quindi con anche dei laboratori pratici abbiamo visto cosa vuol dire sperimentare l'acidificazione degli oceani e che effetti può avere sugli ecosistemi. E poi nell'ultima slide che vi mostro, altri esempi di cose che abbiamo fatto, abbiamo lavorato anche proprio in campo dell'oceanografia fisica, abbiamo capito e provato cosa significano le onde che vediamo in mare, di nuovo con un aspetto di multimediale, abbiamo guardato delle immagini ma abbiamo anche lavorato sulla carta, oppure un concetto importantissimo legato all'ecologia marina, che è proprio il tema della biodiversità. Quindi questo è un assaggio in un percorso di un anno molto interessante. Adesso passo la parola a Lara. Buonasera. Io sono Lara Miglietti, sono un'insegnante di circo e con i bimbi e le bimbe quest'anno appunto mi sono occupata di discipline circensi. Perché il circo? Il circo esce un po' da quelli che sono forse gli stereotipi più comuni e viene utilizzata come metodologia per la diffusione del benessere psicofisico dei partecipanti. Si parte da attività più ludiche e espressive, di animazione sia in gruppo che singoli, per poi lavorare sulle principali discipline del circo, che sono giocoleria, equilibrismo, acrobatica a terra, acrobatica aerea, clownerie.
La magia e la forza del circo è la sperimentazione dei rischi e dei limiti e di rendere attuabili delle azioni che vengono percepite come straordinarie, ovvero al di fuori dell'ordinario, ma con lo studio della tecnica e soprattutto della messa in sicurezza dell'attività è possibile far sperimentare ai bambini davvero delle attività che non sarebbero per loro comuni. Mi passi, grazie. Appunto, le attività che abbiamo sperimentato passano dalla giocoleria, quindi lancio, presa e rotazione di oggetti in ogni loro forma, e attività di equilibrismo sia del proprio corpo che su oggetti o di equilibrio di oggetti. Le altre attività più specifiche sono quelle dell'acrobatica, con la preacrobatica terra, quindi tutto quello che sono capovolte, rotolamenti, verticalizzazione del corpo, e l'acrobatica in aria, che quindi è possibile sperimentare sia il senso di vertigine e il superamento delle paure. Fra le attività proposte, oltre a quelle a scuola, siamo andati anche a fare delle gite, quindi siamo andati a vedere degli spettacoli di circo sotto tendone, conoscendo delle compagnie di circo italiane itineranti, e siamo andati anche in gita in una scuola di circo, perché soprattutto sul territorio piemontese, in particolare Torino, è la capitale del circo italiano, quindi ce l'abbiamo qua a casa e non è ancora molto conosciuto. Direi che passo la parola. Grazie. Allora, finisce questa prima parte e dico solo due parole rispetto a chi ha presentato fino adesso. L'idea è che un po' queste presentazioni che avete visto siano dei prototipi che noi proviamo adesso ad allargare, cioè entriamo nel merito del tema di oggi, cioè del Learning Arcipelago, e come tutta una serie di sperimentazioni, possibilità, vocazioni dei vari luoghi, e a breve avremo 3-4 luoghi che sono significativi e che hanno un'identità forte e che hanno un'identità che immaginiamo complementare ad esempio con il mondo della scuola rispetto ai temi educativi, perché sono luoghi che nascono con una vocazione di comunità, sono luoghi che sono caratterizzati sul territorio, sono luoghi che in un tempo come quello che stiamo vivendo possono costruire delle relazioni sempre più intense, non solo tra di loro, ma con tutto il tessuto sociale che il territorio sta cercando proprio di rimmaginare. Allora, il tema dell'arcipelago è un'immagine, ma bisogna poi portarla a terra. Per questo chiamerei qui chi diciamo occupa le sedie del secondo momento, che si chiama Spazi e Tempi per un Learning Arcipelago, Anna Zegna e Cristina Grosso che introducono, che ci raccontano, ma soprattutto vengono in dialogo su questo tema portando l'esperienza che si sta facendo in Oasi Zegna come un luogo, un'aula a cielo aperto e addirittura uno spazio che prende un nome che si chiama Outdoor Edu Campus come luogo dedicato all'educazione. Giuseppe Pidello e Nazarena Lanza, Ecomuseo Vallello Elvo e Serra, li conoscete magari per la trappa, e in questo caso per un progetto che si chiama Scuola Senza Pareti, che ripensa, ma poi la lascerò parlare loro direttamente, ripensa lo spazio della montagna come uno spazio di apprendimento a 360 gradi. Quindi ecco, la premessa che faccio è: oggi siamo tutti in una condizione di nuovo apprendimento, cioè non c'è più solo un target specifico. Noi adulti siamo in una fase di ricalibrare i nostri percorsi di apprendimento. Ecco. Quindi le esperienze di cui stiamo per parlare, il dialogo che stiamo per affrontare, riguarda tutti, chiaramente parte dei bambini, ma poi ci riguarda direttamente. E Roberta Bacchi ed Enrico Pesce, diciamo sotto l'espressione del filo da tessere, ma in questo caso per un altro luogo che in questo momento non è ancora attivato, ma è un luogo della possibilità, che si chiama Cascino Remo,
e che ancora una volta nasce come luogo di comunità, era una cascina, e mantiene questa vocazione pensando a come l'educazione, un'educazione accessibile, un'educazione allo sport, e poi ne parleranno meglio di me Roberta ed Enrico, possa essere un'altra possibilità per questo territorio. Allora invito appunto tutti, esatto, ci sono a prendere posto, a prendere sedie. Ci state. Sì. Ruggero, stai con noi però. Sì, sto con voi. Tanto sei compagno di merenda. Allora, forse manca una sedia. No, prenditi un'altra sedia. Sì. Questa è una di quelle scene alla Clouseau. Aggiungi un posto a tavola, si chiama. Allora, io faccio un po' di domande, poi essendo un dialogo sentitevi liberi di intervenire come e quando volete. So che avete tutti delle presentazioni in qualche modo, poi se proprio ne abbiamo bisogno le mostriamo, ma in realtà quello che mi interessa è capire innanzitutto perché dei luoghi come possono essere Oasi Zegna, anzi in questo caso proprio l'idea della fabbrica, no? Partiamo proprio dall'origine. O un monastero, un ex monastero, o un ex cascina, riscoprano una vocazione comunitaria da un lato e educativa. E perché adesso? Parto da Anna Zegna e Cristina Grosso. Posso far così? No, sì, non sì, si sì, può. Sì, sì. Non si può togliere. Sì. Io non sono un po' imbranati questi strumenti. Se no va bene così, guardate. Ecco. Sì, va bene. Intanto, ok, va bene, va bene. Intanto grazie a tutti. E, quello che tu chiedi, secondo me, è straordinario nelle presentazioni precedenti, come ci sia già stato in questi 2 anni, dove ci siamo tutti trovati lontani fisicamente, ma molto più vicini, in fondo, nell'intenzione di proseguire un percorso che avevamo già iniziato, siamo riusciti alla fine a rigenerare questo territorio e a lanciare anche nuovi progetti, e mi ha colpito pensando ai mestieri che li abbiamo chiamati oasi. Alla fine l'oasi Zegna, che così è stata battezzata, immaginatevi l'anno prossimo saranno 30 anni, era nata proprio con questa intenzione di riunire un pensiero di un imprenditore amante del suo mestiere, quindi il tessile, ma delle persone che lo vivevano e della natura in un'unica idea. E quello per me si chiama interdipendenza, per cui la natura ultimamente, tutto quello che stiamo vivendo, ci ha insegnato ancora di più la forza e l'importanza di questa interdipendenza. E dall'altra lo sperimentare nei luoghi, ecco, per forse quello che ci ha ispirato in questi mesi, anche includo Enrico e Ruggero e Cristina, vabbè, con cui lavoriamo sempre, e che noi amiamo i luoghi che frequentiamo, amiamo il nostro territorio, che sia il Biellese, io lo prendo in senso lato, e quando si ama un luogo ci si prende cura di quel luogo, ma nello stesso tempo si vuole far condividere questo amore, questa cura, questa attenzione. Però la cura nasce sempre dalla sperimentazione, ed è per quello che in un momento così critico come quello della pandemia ci siamo detti: come riusciamo a creare e a dare delle risposte a delle persone che vivono qua e che non riescono a godere di questi luoghi come abitualmente ne godono e come abitualmente li possono frequentare? E così sono nati prima dei percorsi grazie alla tecnologia e poi delle immersioni appena ci è stato possibile nella natura, ed è lì che ci siamo inventati
questo nome, ma di un luogo che già esisteva, ma forse l'Outer Edu Campus è nato con la consapevolezza di un luogo che aveva bisogno di un'identità ulteriore proprio nel portare un percorso esperienziale di cura, di scoperta, di gioco, di conoscenza, di divertimento, anche di libertà all'interno della natura, ma con un percorso molto preciso. E in questo caso devo ringraziare moltissimo Ruggero, perché voi lo conoscete tutti, è riuscito a coniugare, come negli interventi precedenti, delle competenze scientifiche, educative, inclusive, e la bellezza che continuiamo a creare insieme, ecco. È per questo che lo sento anch'io come un percorso in totale crescita. E tutti i compagni di viaggio, già mi sono venute in mente 20 idee pensando al circo, ai mari, cioè la nostra forza che creiamo, poi dobbiamo portare a terra. E così è nato questo lungo e giocoso percorso, anche impegnativo, che poi si è concretizzato in tanti bambini che sono arrivati e si sono un po' affacciati a un mondo imprenditoriale che guardavano prima con stupore, con un po' di anche timore. Però appena mettono le mani nella lana, io vi giuro che la magia nasce. Allora è lì la tattilità, no? I nostri sensi. E lascerei la parola a Cristina, perché è lei che alla fine mette molto le mani in pasta con questi bimbi. Sì, ecco, non mi occupo io di progettarli, ecco, diciamo, le attività, ma ci appoggiamo sempre a Ruggero e al suo team. Però sicuramente li guardo da lontano, i miei figli poi sono i primi a sperimentarli normalmente, ma la cosa che posso riportarvi è che ormai sono tanti anni che i bambini vengono a Casa Zegna o comunque vengono nel territorio, quindi abbiamo incominciato a accoglierli come bambini, poi sono ritornati come bambini un po' più grandi della primaria e anche noi siamo cresciuti e ci siamo sfidati e abbiamo incominciato ad accogliere anche i bambini, i ragazzi della secondaria. Quindi questo percorso che hanno fatto con noi e noi con loro, innanzitutto ci ha insegnato a capire anche come rivolgerci a loro e di che cosa probabilmente hanno bisogno in ogni fascia di età. Con Ruggero ci siamo sempre raccontati quello che sono le nostre impressioni e le loro impressioni da educatori e abbiamo sempre cercato di migliorare di conseguenza l'offerta. E adesso questi bambini ci seguono, questi ragazzi ci seguono, riconoscono il luogo dell'Oasi Zegna, lo conoscono anche molto bene e probabilmente se ne stanno in maniera forse inconsapevole prendendone cura, che è quello che in fondo noi, no, è un po' il nostro obiettivo, crescere questa comunità e far sì che questa comunità si innamori del luogo dove vive, dove magari poi sceglierà anche di vivere, tra l'altro facendolo attraverso anche la propria famiglia. Negli interventi precedenti si è toccato il tema della famiglia, di quanto la famiglia è importante in questi percorsi che noi presentiamo ai bambini, ai nostri ragazzi. Noi quest'anno abbiamo fatto un passo in avanti, secondo noi molto importante. Trivero da 2 anni fa parte del comune di Val di Lana, un comune più allargato, anche l'istituto comprensivo di conseguenza si è allargato e abbiamo avuto la possibilità di parlare direttamente con il preside dell'istituto comprensivo di Val di Lana, che è qua con noi, che probabilmente dopo interverrà. Ecco, per noi questa è stata una crescita vera e propria, perché non solo ci siamo rivolti ai bambini, ma ci siamo rivolti alla scuola. E la scuola ha accettato questa sfida di fidarsi del progetto che abbiamo costruito con loro attraverso i boschi di comunità. Tutte le classi del plesso di Trivero sono passate da noi, hanno fatto un bellissimo percorso in aula, all'aperto, a Casa Zegna. Abbiamo anche noi in effetti sperimentato un mestiere, il decimo mestiere che dovremmo far disegnare, abbiamo chiesto ai ragazzi di provare a fare gli archivisti, perché a Casa Zegna c'è un archivio, c'è una biblioteca, c'è un campionario, li abbiamo fatti giocare con questa attività, a molti di loro tra l'altro è piaciuta, quindi magari nasceranno nuovi archivisti, però è stato importante poter costruire tutto questo con la scuola, con gli insegnanti, e quindi questo sicuramente è una rete che ha funzionato bene e che crescerà. Allora, prendo una cosa che avete detto, cioè in realtà abbiamo parlato di Outer Edu Campus, ma prima non c'era. Era uno spazio vuoto e in realtà molte cose oggi sono ancora
diciamo, indefinite nella possibilità. Passerei la parola a Giuseppe Pidello e Nazarena Lanza, perché in realtà anche la trappa è uno spazio di possibilità, è uno spazio che è in continua, direi, lavorazione, è un cantiere sempre aperto. Allora un po' vorrei ragionare sul tema di scuola senza pareti con voi e cosa si intende per progettazione tentativa, che è una cosa che ogni tanto citate. Ma sì, provo a partire un po' da una visione che in realtà è quella che permea dei percorsi lunghi ormai, perché nel mio caso, in particolare quello dell'Ecomuseo, no? Sapete che nel Biellese, ma anche in Piemonte, questa idea e questo processo si sviluppa da ormai 25 anni almeno. Alla base c'è l'idea che un territorio, un paesaggio se vogliamo, è fatto di tanti elementi diversi e complementari, esattamente come un organismo vivente, come il nostro corpo se vogliamo, no? Ognuno di questi pezzi di cui siamo composti, dico siamo parlando di noi stessi ma anche del paesaggio che ci contiene, il corpo più grande che ci contiene, che dipende da noi, da cui dipendiamo, sono tutti importanti, no? Non c'è un elemento più importante, non ha senso pensare a un elemento e concentrarsi solo su quello e farlo diventare migliore possibile senza considerare la relazione tra questo e tutti gli altri, no? Sennò creiamo dei mostri, creiamo degli organismi che non hanno futuro, che non hanno vita, che non hanno equilibrio. Soprattutto l'equilibrio è proprio la parola chiave, no? di ogni discorso che tende alla sostenibilità, tende al benessere, tende al futuro, no? E questo ovviamente si lega con l'idea delle reti, no? Si lega con l'idea dell'arcipelago, no? che in qualche modo di nuovo mette in relazione delle isole. Ognuna di queste isole può essere inteso come un luogo, un relitto. Spesso siamo circondati da relitti, no? Ognuno di noi vive in un luogo evidentemente, no? Lavora in un luogo, ma sempre di più il luogo in cui vive è virtuale, perché è collegato ad altri luoghi virtuali attraverso uno schermo, no? E quindi la nostra vita tende un po' a essere una vita terminale, se vogliamo, è un po' una battuta, però siamo sempre di fronte a un terminale, non usiamo più il corpo, non abbiamo più relazione con lo spazio che ci circonda, quello che c'è intorno a noi, fisica, no? Relazioni di questo tipo. E quindi nel mio caso, attraverso il processo dell'Ecomuseo, no? Che è un processo di sviluppo locale, è sostenibile, responsabile, che mette in gioco i patrimoni locali riscoperti dalle persone che stanno lì, in una prospettiva di sostenibilità a lungo termine, mi ha consentito di vedere il territorio in cui siamo, i luoghi vicini, nel caso mio particolare la trappa, da un punto di vista diverso, no? La trappa è un luogo incompiuto, è un luogo che non è stato finito, è stato pensato per dei monaci che non sono mai arrivati, ma poi sono arrivati degli altri monaci perché c'è stata la rivoluzione in Francia, quindi il caso ha avuto un ruolo fondamentale. Poi l'edificio è stato abbandonato per 200 anni, in piccola parte è stato usato come alpeggio, quindi si è relazionato con tutta una serie di altri luoghi che stanno intorno. E quindi questa storia ci ha aiutato nel tempo a considerare anche l'importanza del caso, l'importanza di quello che ci succede al di là della nostra intenzione, e quindi a capovolgere un po' l'idea che la cosa importante sia il progetto, quello che vediamo là in fondo, il fine, no? La meta, mentre invece la cosa forse più importante è proprio invece il viaggio, è proprio invece quello che ci succede, che magari non avevamo previsto ma che siamo in grado di vedere e di cogliere. Sono i mezzi che abbiamo, no? Questo può valere per qualsiasi azione, no? Per qualsiasi progetto, per qualsiasi azione complessa, no? Anche nel cucinare forse, no? Poi magari ne parlerà meglio lei. Dipende da quello che abbiamo a disposizione, non da quello che abbiamo in testa, no? È lo stesso nel costruire, no? Pietre che possiamo utilizzare per fare una cosa o un'altra, ma poi dipende dalla geologia e dalle caratteristiche di quelle pietre e così via, no? Quindi questo è un modo di ragionare esattamente contrario a quello che ci è successo, no? nelle ultime generazioni. Cioè dobbiamo ripartire da una sostenibilità che è incorporata
non sapeva neanche che cos'è la parola sostenibilità, l'abbiamo incorporata vivendo in un luogo, piano piano, e diventando parte di quel luogo, no? Un organismo complesso dentro un altro organismo complesso. Quindi la scuola senza pareti, che non è altro che una, diciamo, un progetto di sistema che mette a frutto 25 anni di sperimentazioni di attività formative, autoformative, svolte sul campo, nei luoghi, sul territorio, è una scuola per nuovi abitanti, è una scuola in cui si recuperano le competenze che non si possono imparare in quella che si chiama scuola, no? Con l'insegna, ma si possono imparare solo stando dentro i luoghi. Quindi sono le competenze del coltivare, sono le competenze dell'allevare, sono le competenze del recuperare i manufatti, gli edifici, le strade, le strutture fisiche, sono le competenze del trasformare le materie che ci sono, che coltiviamo, che alleviamo, che costruiamo, e trasformarle anche per mantenerle in modo sostenibile, per conservarle. Quindi tutto questo fa parte di tutta una serie di attività che negli ultimi 2 anni abbiamo messo in gioco. Scuola senza pareti, tra l'altro, è una delle tante molteplici definizioni di ecomuseo, no? Un'altra definizione è specchio della comunità, no? Cioè è un luogo in cui ci rispecchiamo di nuovo, in cui ricreiamo delle relazioni anche funzionali, anche economiche. Non è un caso che la radice eco, no? Che vuol dire oikos, che vuol dire casa, no? Che sta a monte della parola museo, è la stessa di economia, è la stessa di ecologia, no? Tutte cose che tendenzialmente si sono separate, anzi a volte sono diventate anche conflittuali, no? Come facciamo a tenere insieme la ragione dell'economia con quelle dell'ecologia? In realtà sono la stessa cosa, bisogna ripartire dalla stessa radice, casa, oikos, no? Bene comune, casa comune, quindi non è solo la nostra casa privata, non è solo l'economia domestica che stiamo reimparando, che è una materia che c'era, che ci insegnava a gestire nel modo razionale la casa, è un'economia domestica che ha a che fare con una casa comune, con un paesaggio comune, con i beni comuni, no? È lì che andiamo, queste sono tutte le direzioni che confluiscono in questi progetti, in queste idee, e quindi alla fine quello che conta è anche collegare i luoghi, i punti, attraverso delle modalità coerenti con queste idee, no? La transumanza educativa, no? Che abbiamo inaugurato nel weekend scorso, collegando città dell'arte a città dell'Alpe, no? Intendendo la Trappa come una città dell'Alpe, è proprio questa, cioè è il considerare il mezzo, no? Il passaggio da un luogo all'altro, ovviamente lento, che ci consente di usare di nuovo il corpo e la mente insieme in modo equilibrato, come un percorso altrettanto importante e formativo di quello che si può svolgere anche nei singoli luoghi. Quindi tutto il territorio biellese è da esplorare e tutto può diventare formativo. Ogni passo che facciamo fuori dalla scuola, fuori dalla nostra casa, è un percorso di nuovo autoformativo in cui tutti recuperiamo delle competenze fondamentali per stare insieme in modo di nuovo equilibrato. Questo mi sembra che sia un po', insomma, la sintesi di percorsi che attraverso attività ovviamente pratiche che abbiamo fatto negli anni, un po' con tutti voi, si stanno concretizzando in un'idea di fondo comune. Sì. Sì. Spesso racconti, perché adesso spesso racconti di un'esperienza che si faceva con il mondo della scuola, che durante il lockdown forse si è un po' interrotta, ma che era il lavoro, diciamo, delle prime classi che arrivavano magari alla scuola media e che trascorrevano una settimana alla Trappa. Sì, abbiamo fatto alcune volte queste esperienze, soprattutto con le prime medie di alcune scuole della Valle Elvo, cioè l'idea era di iniziare un percorso insieme, un percorso nuovo, perché la prima media ovviamente mette insieme dei bambini che non è detto che abbiano, siano già stati nella stessa scuola prima, dei genitori, famiglie che non è che si conoscono necessariamente, degli insegnanti, eccetera, no? E quindi la Trappa, un luogo pensato per una comunità incompiuto, è diventato il luogo ideale per creare, no, un gruppo. Insegnanti che hanno partecipato a questa attività, la prima settimana di scuola di settembre, no, si faceva, quindi la prima volta che si vedevano fisicamente, tutti alla fine hanno detto, è stato difficile alcune volte organizzarlo, perché dice, ma come, non ci conosciamo ancora, andiamo in un posto che non è neanche la scuola, no, che non conosciamo ancora di più, no?
Eppure alla fine di quella settimana tutti gli insegnanti hanno detto siamo un mese e mezzo avanti rispetto al percorso scolastico, perché vivendo insieme, mangiando insieme, cioè abbiamo vissuto insieme senza conoscersi, no? Quella prima settimana, quindi quella è stata un'esperienza interessante, un'esperienza non alternativa ma complementare, no? Come dicevi prima. E mi hai chiesto la progettazione tentativa, è una cosa che aveva inventato un architetto famoso del Novecento italiano, no? Giancarlo De Carlo. De Carlo ha sempre pensato e teorizzato e praticato la progettazione come un tentativo, no? Cioè non è importante dove ti porta la progettazione, ma è importante il processo di progettazione, che è un tentativo continuo di mettere appunto in tentazione i luoghi e le persone e la relazione tra i luoghi e le persone. Tentare non nuoce, bisogna continuamente tentare, perché tentando, no? Anche mettendo in tentazione le persone e i luoghi, troviamo delle strade nuove, che altrimenti se imbocchiamo sempre la strada maestra, quella conosciuta, eccetera, eccetera, se non ci perdiamo, se non usciamo dalla strada maestra e magari pratichiamo anche dei sentieri, no? Magari dei sentieri che non si vedono più, che devono essere disboscati per poterli di nuovo praticare, troviamo delle cose nuove, troviamo delle cose straordinarie a pochi metri dal luogo in cui abbiamo vissuto per tutta la vita. Quindi a volte magari conviene scegliere una linea, seguirla, e tutto quello che vediamo lungo quella linea, che non è il sentiero, è tutto un mondo nuovo. Vediamo casa nostra, no? Da un punto di vista che ci stupisce assolutamente, perché non l'abbiamo mai vista da quel punto di vista. Ecco, questo è un po', se vogliamo, il modo in cui vogliamo procedere. Nazarena Lanza, ti presento anche come Slow Food Travel. E il tema è il rapporto, in questo caso c'è anche un rapporto legato al turismo, allora, che secondo me di nuovo è un collante, può essere una prospettiva interessante, cioè la riscoperta del proprio territorio può essere anche da un punto di vista educativo, no? Quindi mettendola proprio come punto di vista educativo, riconoscere, conoscere e riconoscere il proprio territorio, i suoi abitanti, le sue aule, che in questo caso parlavi appunto dell'ecomuseo, le sue aule anche sparse con le sue caratteristiche, passano anche però da una riscoperta che può essere fatta da un punto di vista della produzione alimentare, no? Come educazione anche al cibo. Allora, come questo si può integrare in ambito educativo e sempre in un rapporto nei vari livelli, quindi prima dicevi, Giuseppe, che queste esperienze possono essere fatte solo fuori dalla scuola, no? E in realtà Slow Food, se non sbaglio, fa anche delle esperienze di orto nelle scuole, e comunque queste esperienze possono essere fatte fuori dalla scuola ma con la scuola, cioè l'obiettivo un po' è cominciare a capire come queste esperienze possano essere integrate o possono essere complementari o possono essere efficaci, favorendo cosa, capendo in quale modo, strutturando che cosa, perché nel prossimo futuro siano più a sistema. Allora, ti ridò la palla, partendo però dal discorso rapporto educativo e turismo. Sì, io parto dal presupposto che tutto è educazione. Un progetto come Slow Food Travel, come ovviamente la Scuola Senza Pareti, è un progetto educativo. L'idea è quella di riconnettere cibo e paesaggio, e questo muove di fatto tutti i progetti che portiamo avanti e in cui sono coinvolta. E perché? Perché il presupposto è che con le nostre scelte alimentari di fatto noi determiniamo il tipo di paesaggio in cui viviamo, e questa è una cosa che fanno fatica a percepirla, a sentirla i ragazzi, ma anche gli adulti e tutto il nostro sistema, in realtà, dalle mense fino ai ristoranti. Per cui è a partire da questo che noi vogliamo sviluppare i progetti come Slow Food Travel, ma anche la Scuola senza Pareti. Un poeta americano diceva, Wendell Berry diceva: mangiare è un atto agricolo.
sempre per far capire in maniera molto semplice, con poche parole, quanto le nostre scelte alimentari influiscano sul paesaggio. Voi potete decidere, ad esempio, di comprare la vostra spesa o gli alimenti di cui avete bisogno dal contadino vicino, dall'allevatore, da quelle famiglie che lavorano il paesaggio che vi circonda, e in quel modo voi contribuite ad alimentare e a mantenere quel paesaggio, oppure potete decidere di mangiare tutto industriale e sapete che attraverso la vostra scelta alimentare di fatto alimentate un tipo di paesaggio che è fatto di monoculture, di industrializzazione, di meccanica, di concimi chimici, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che ogni progetto di Slow Food in realtà ha questo obiettivo, quello di educare le persone a guardare nel proprio piatto, cioè a capire quali sono gli ingredienti che compongono il proprio piatto, conoscere le persone che hanno prodotto quelle preparazioni, quegli ingredienti. Per cui, sì, cioè, qua c'è un po' di tendenza a perdersi. e dunque, cioè, attraverso attività, attraverso il fatto di aprirsi anche al turismo, cioè l'idea è sempre quella di, da una parte, accompagnare i produttori ad aprirsi verso i visitatori perché le persone possano come dire, assaggiare letteralmente il paesaggio e scoprire che cosa c'è dietro un alimento. E questo è fondamentale perché ovviamente ogni singolo produttore diventa un'aula. E attraverso ogni singola produzione effettivamente si aprono dei mondi. Pensavo prima ai ragazzini che hanno fatto il podcast sulla questione della carne. Noi alla Trappa spesso diciamo, noi serviamo la pezzata rossa ad esempio nello spezzatino piuttosto che nel salame, perché diciamo è importante far riflettere su tutta la filiera, mangiando formaggio, mangiando il burro, però per fare formaggio, per fare il burro, ci sono delle vacche che devono fare dei vitelli e via di seguito. Per cui è importante, come dire, essere consapevoli di tutto, che ci sono degli animali, che ci sono degli uomini, delle persone che se ne prendono cura, che fanno il formaggio, che hanno dei saperi, che tra l'altro si stanno perdendo, che sono i saperi unici che permettono di mantenere quei luoghi. Cioè non si può mantenere un alpeggio senza un alpigiano. Non si può, un alpeggio significa anche un bosco, significa i canali, le strade, eccetera. Per cui quando si parla di recupero delle montagne o ripopolamento o di abbandono, cioè si deve pensare a tutto questo, che l'unico modo per stare in montagna è far produrre la montagna, e l'unico modo per far produrre la montagna è farlo in modo sostenibile, tendenzialmente, attraverso la conoscenza di quelli che sono i saperi che ancora esistono e che devono essere assolutamente tramandati ai più piccoli, ma anche agli adulti. Mi collego sul tema alimentare con la cascina, a questo punto. Nel senso che c'è questo progetto, che ormai sta diventando sempre più realtà, che è sostenuto e viene da lontano, ma in questo caso è sostenuto anche da Fondazione CRB, anzi il bene è proprio di Fondazione CRB, e viene da lontano, per cui vi chiederei anche di raccontare un minimo di percorso che secondo me porta poi a Cascino Remo, che lega le parole che sono state dette anche fino adesso, cioè questi ragionamenti devono andare oltre, quindi il passo successivo sarà anche capire come andare oltre, e ci sono altri interlocutori oggi con noi per capire come andare oltre, ma ci sono delle esperienze che cominciano a essere mature e che a questo punto possono dialogare e possono anche essere messe diciamo in rete, escogitando magari delle formule di mobilità, cioè poi su questo dovremo fare dei ragionamenti, ma possono essere messe in rete e essere rese accessibili a più persone possibili. Allora, Cascino Remo è cascina e anche accessibilità in qualche modo. No, io appunto lascio poi
Se può intervenire Roberto sulla parte poi più specifica, la persona che si sta occupando un po' di coordinare, insomma, la cornice che si sta componendo, no? Che è una cornice che va completata. No, io ci tengo a dire questo. Il nostro territorio è stato in grado in questi anni di diventare un riferimento sul tema della povertà educativa. Immaginate appunto il primo progetto che era EduFablav, se non mi ricordo male, Community School, Skilland. In realtà poi addirittura su Educare abbiamo avuto due progetti finanziati, no? Uno che era fuori di classe e quello che stiamo celebrando oggi. Allora, io penso che non dobbiamo commettere l'errore che questi progetti siano passati per la capacità tecnica di chi li ha fatti. Nello specifico intendo Filo da Tessera o Cooperativa Tanti Intenti. Questi progetti sono passati perché chi li ha valutati ha visto la comunità dietro. Allora, io penso che Cascino Remo, come abbiamo appunto prima sentito l'esperienza di Giuseppe e tutto il ragionamento che ha fatto prima Anna e Cristina, allora sono dei punti che devono portarci a, come dire, consapevolizzare quello che è oggi il nostro valore di comunità. I progetti che stiamo immaginando, e Cascino Remo prima di tutto, se noi lo immaginiamo solo come un progetto che viene finanziato da una parte di Fondazione Cassa Risparmio, dall'altra in quota parte la Fondazione con i bambini, secondo me stiamo sbagliando completamente rotta. Sono opportunità che il territorio ha per ragionare in modo sinergico su quelli che sono i temi, vorrei dire in prima battuta dell'educazione, ma in seconda battuta dello sviluppo territoriale, perché comunque sappiamo benissimo che il tema dell'educazione, la formazione, il lavoro in questo momento stanno impattando sui temi del famoso mismatching, cioè il famoso fatto che tutta una serie di professioni non sono più professioni che sembra che i ragazzi vogliono fare. E guardate che la lista comincia a essere lunga, perché parliamo delle manifatture, l'artigianato, l'ospitalità, i lavori di cura. Guardate che i lavori di cura non li vuole fare più nessuno. Allora, il tema diventa, ma di queste cose noi vogliamo occuparcene in che modo e con che prospettiva? Perché chiaramente queste cose qua poi muovono l'economia. Allora, fare questi ragionamenti vuol dire prendersi carico della comunità. In questi giorni abbiamo avuto modo di riflettere un po' internamente su qual è il significato della comunità. Allora io penso che ci sia un tema che sia da un lato la consapevolezza della risorsa che ognuno di noi ha, e questo è un punto di forza. Il punto di debolezza è quando questa roba qua diventa autoreferenzialità. La questione, il passaggio è il riconoscimento reciproco all'interno di una comunità del ruolo di ognuno di noi. E il ruolo di ognuno di noi vuol dire la scuola, il terzo settore, l'impresa sociale, il mondo dell'impresa, che devono muoversi in modo sinergico. Io, Ruggero, oggi, tanto sei te che conduci, io oggi spingerei un po' in là, mi piacerebbe che da oggi, anziché parlare di comunità educante divisa in 27 rigoli diversi, si parlasse di learning arcipelago, con dei luoghi, che sono luoghi che si identificano come luoghi educativi, ma che sono connessi dentro un'idea generale che è quella della non incipire. Ecco, dentro lì, che scinoremo, e poi quindi finisco, è secondo me uno dei poli possibili di sviluppo, una sfida complessiva nostra. Quindi Robby, adesso sono tutti i problemi tuoi. No. Cosa sarà Cascino Remo? Beh, come ha detto Enrico, due informazioni tecniche. Un investimento da parte della Fondazione Cerebi, anche in occasione dei 30 anni, molto grande su questo immobile e quindi sulla cascina, proprio con l'intento di rigenerarla, no? Di ricreare un luogo che di nuovo permetta di far crescere, in questo caso, dei talenti, dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, degli operatori, dei professionisti. Dall'altra, un luogo che diventi un po' un luogo che connette, no? l'abbiamo detto un po' tutti, no? Diventa veramente necessario avere un luogo di scambio, no? Perché è vero che l'educazione, l'apprendimento, no? Lo si può fare in ogni ambiente e l'abbiamo dimostrato, la scorsa settimana l'abbiamo provato sulla nostra pelle durante la transumanza educativa, ma ci vuole un posto che aiuti, no? a fare sintesi, a rielaborare quello che è l'esperienza.
Che cosa sarà Cascino Remo? Io oggi non ve lo so raccontare, vi posso raccontare che ci stiamo lavorando proprio con questa attenzione, no? Di tenere tutto insieme e di voler valorizzare, come sono state le esperienze anche degli altri progetti che abbiamo fatto, che Enrico ha citato, le competenze di tutti i partner, di tutti quelli che ci partecipano, no? Quindi, e di conseguenza di tutto il territorio, ognuno secondo la propria predisposizione, no? C'è l'impresa profit, c'è il volontariato, c'è il terzo settore, no? Ci sono le fondazioni locali, ma anche quelle nazionali, che di nuovo riconoscono, no? Questo grandissimo sforzo che si sta facendo. Cascino Remo avrà quattro pilastri fondamentali, perché qualcosina in realtà c'è, che sono legati appunto al tema dell'apprendimento e dell'educazione, al tema dell'orientamento, dell'inclusione, che di nuovo è quello che ci permette di legare sia all'interno ma anche all'esterno, e al tema dello sport come proprio strumento che ci permette intanto di lavorare su noi stessi, sul corpo di ognuno di noi, ma anche proprio di nuovo, no, di sperimentarsi, di mettersi alla prova. Ecco, questa è un po' la sfida. In questo momento, oltre all'investimento di Fondazione CRB, c'è stata l'approvazione da parte di Impresa Sociale con i Bambini, che per i prossimi 36-34 ormai mesi, cominciato il conto alla rovescia, ecco, ci permette proprio di investire, di aprire le porte, di cominciare ad accompagnare il territorio in un percorso di conoscenza di quelle che saranno le opportunità che all'interno di Cascino Remo verranno proposte ormai nel 2023, perché i lavori procedono e quindi ci immaginiamo, no, il prossimo anno di entrare, ma soprattutto ci dà lo spazio e il tempo di connessione, no? Abbiamo una delle azioni del progetto, sono proprio le connessioni, e vogliono essere reali connessioni col territorio, connessioni fatte di percorsi, di strada che si fa a piedi insieme, di momenti di condivisione e soprattutto di coprogettazione. Avevamo delle slide, Ruggero ce l'ha fatte preparare, quindi lo dico perché, no, però ecco, mi sembra che, no, non ho scherzo, mi sembra, ecco, che sia un po', no, è inutile, però ecco, vuole essere proprio questo. Nelle slide raccontavamo chi sono gli attori, no, chi sono i partner, però direi che a questo punto è proprio, come si diceva, riconoscersi proprio come territorio unito, no, al di là, ecco, di quello dei simboli che ci accompagnano, anche se appunto la valorizzazione della differenza, no? E della professionalità che ognuno porta, dell'esperienza che ognuno porta, ecco, spero faccia poi la differenza in questo progetto. Allora, Enrico, dicevi appunto di cogliere l'occasione di andare un po' oltre. Questo è un po' in realtà anche il tentativo. In questi anni si sono creati dei tavoli, più o meno molti di voi ci hanno partecipato in maniera diversa, in diversi tavoli, in forme diverse. Il tentativo è quello adesso di provare a diciamo, costruire una dialettica che sia, non dico unica, ma sia comunque più facilmente riconoscibile, e che cominci a ragionare però anche sul prossimo futuro. Quindi ci sono alcuni ingredienti sono stati raccontati rispetto al mondo del terzo settore, ad esempio, alcuni ingredienti legati proprio al nostro territorio e sulle vocazioni anche che gli ambienti hanno. Prima si parlava di equilibrio, e parlandone con Pistoletto, il tema dell'equilibrio è un tema fondante, perché c'è questo simbolo che lega anche Biella città creativa UNESCO, che è questo simbolo del terzo paradiso, e dice: è un simbolo di equilibrio, sì, ma dinamico, perché l'equilibrio quando diventa statico ferma tutto, quindi bisogna continuare a creare un dinamismo in questo equilibrio. Oggi proviamo da una parte diciamo a cercare un equilibrio, quindi mettere insieme tutti i vari attori, o comunque i primi attori che possono esserci, e dall'altra però trovare anche un equilibrio per fare in modo che ci sia sempre di più una capacità di riconoscere
ne parlava Venturi, c'è stato questo incontro giovedì in biblioteca. Paolo Venturi è un economista che si occupa dei temi legati proprio anche al terzo settore e individua oggi la necessità di costruire delle infrastrutture anche di comunità che permettano un lavoro terzo, cioè parlava proprio di spazi terzi, cioè dove ci siano una sorta di spazi dove i vari caratteri, i vari luoghi che hanno dei caratteri specifici possano incontrarsi. Allora dobbiamo proprio cominciare a costruire queste possibilità di convergenza tra le varie realtà. Oggi già alcune cose sono in relazione, non è sufficiente per parlare di una città arcipelago, no? Ci sono, è molto ampio, abbiamo provato a fare l'altra settimana una ricognizione molto veloce di cosa conosciamo e ci sono delle aree del Biellese che per esempio non conosciamo per quanto siano presidiate da un punto di vista educativo, che possano essere complementari e quindi diciamo queste linee che possono mettere insieme i vari ambienti, le scuole, le associazioni, devono essere ancora forse maggiormente conosciute e riconosciute. Abbiamo immaginato uno spazio ulteriore che si chiama Guardare Oltre, cioè oggi abbiamo presentato alcune attività e la premessa che abbiamo sempre fatto a tutti, sono stato forse anche un po' pedante, era di non presentare delle attività solo per raccontare quello che abbiamo fatto, ma per provare a immaginare queste attività già da altre parti, quindi i laboratori che Ines ci ha raccontato sull'oceanografia, provate a pensarli già da un'altra parte, i laboratori del circo, provate già a pensarli da un'altra parte, il lavoro che il Filo da Tessere sta facendo con i mestieri, provate già a immaginarli da un'altra parte, no? Proviamo a fare questo ragionamento di condivisione anche delle possibilità, delle materie che sono sul tavolo e proviamo a immaginare assieme anche questo Learning Arcipelago. Per farlo ho chiesto l'aiuto al dirigente che prima è stato chiamato in causa, cioè Riccardo Ungaretto, che ci darà una mano un po' a leggere dei dati che vi chiediamo di far emergere assieme, adesso poi vi spieghiamo anche come, e a Marta Maglioli e Alberto Panzanelli per Fondazione CRB. E abbiamo immaginato di chiederlo a loro perché qui c'è solo una parte di questo territorio. Però il territorio è fatto da tante altre realtà e utilizziamo anche questa parola politica, cioè la politica territoriale anche passa dalla scuola, passa anche dalle fondazioni bancarie, oggi mancano effettivamente i sindaci, ma speriamo che nel prossimo futuro di allargare anche a queste realtà, perché sempre di più è un discorso che va fatto rilanciando, quindi provando a gestire comunque quello che stiamo immaginando in un ambito che riusciamo a gestire, cioè quindi stiamo lavorando passo a passo, cerchiamo di non fare il passo più lungo della gamba, ma proviamo a rilanciare sempre. Allora, questo guardare oltre, a partire dagli scenari che si stanno delineando, quindi che cos'è questo Learning Arcipelago? Ci sono delle isole? Cosa sono queste isole? Come le nominiamo? Che caratteristiche devono avere? E quali sono i passi che dovremmo fare? E ognuno di noi in fondo vive in un'isola nel nostro territorio. Allora, partendo dalla sua isola, come vorrebbe, come la immagina tra 5 anni, migliorandola in ambito educativo e collegandola nel suo territorio. Per farlo usiamo uno strumento che alcuni di voi ormai conoscono, che si chiama Mentimeter, e ha bisogno del vostro cellulare. Sostanzialmente trovate dovete andare sul sito www.menti.com per chi ha un cellulare comodo. Voi che lasciamo venire qui e intanto magari cambiamo. Invito. Venite qui voi. Unitevi. E inserire questo codice che è 3323 7687. Ripeto il codice 3 3
0323 7687, andando sul sito www.menti.com, a un certo punto vi chiede di inserire un codice e il codice è 3323 7687. Ma io non rispondo. No. Allora la prima. Dovreste trovare a un certo punto una domanda. Non rispondo, no, ho già detto. www.menti.com. Provo a farlo anch'io. Il codice 3323 7687. Sì, ormai facciamo anche, è un po' come il televoto. Sì. Sì. Okay. 3323 7687. Allora, in teoria dovreste trovare una domanda. Qualcuno c'è già arrivato? È una domanda, ma voi. Scusa, Ruggero, ma devono rispondere con poche parole o con 200 caratteri? 200 caratteri, sì. Ma mi sembra. Ah, ok. Provare la sfida è usare 200 caratteri. Allora la domanda è: prova a descrivere un'isola dell'apprendimento che conosci bene e immagina come la vorresti tra 5 anni in connessione con il territorio. Cioè, immagina un posto dove stai lavorando, dove, o in cui vivi, che può essere considerato uno spazio di apprendimento o lo spazio più vicino a te, e prova a immaginarla tra 5 anni nel meglio possibile, avendo la famosa bacchetta magica, però in questa direzione di connessione, cioè che sta lavorando con qualcun altro, con qualcun altro del territorio, e come funziona, che cosa c'è, cosa c'è che adesso non c'è, chiaramente, no? Perché io penso che ci sia sempre un qualcosa che non c'è. Allora, in quello spazio vuoto proviamo a immaginare qualcosa che vorremmo ci fosse, partendo da qualcosa che conosciamo. Anche un'impresa può essere in qualche modo uno spazio di apprendimento, quindi può essere la nostra isola. Vieni con noi. Ecco. Questo strumento permette di visualizzare in forma anonima, state tranquilli, forma anonima, di visualizzare direttamente assieme le domande. Poi ci vuole chiaramente l'oculista, perché da lontano forse non si vede, ma ecco, abbiamo chiesto di moderare gli interventi direttamente al dirigente. Non ci vedo più perché ho la marca. A cui comincio a cedere il microfono. Bene. Buonasera a tutti anche da parte mia, io sono Riccardo Ungaretto, sono il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Val di Lana Pettinengo. Questa sera sono qui indegnamente in rappresentanza dell'ufficio scolastico, e, ovvero dell'organismo centrale sotto il cui ombrello, no, ricadono tutti gli istituti scolastici della provincia di Biella. Sotto questo stesso ombrello le scuole biellesi hanno tra l'altro creato una struttura di rete che si chiama SBIR, Scuole Biellesi in Rete, e che in qualche modo richiama ciò che questa sera stiamo pensando in modo più esteso, cioè in un modo ampliato rispetto agli istituti scolastici in sé per sé, no? Parliamo di comunità educante e ne parliamo con una metafora che mi è piaciuta molto, quella dell'arcipelago. E un arcipelago evidentemente è fatto di isole, quindi elementi con una loro identità, separati tra di loro, ma che appartengono a un insieme più grande, comune, nel quale si riconoscono o le riconosciamo. Trovo che sia un'immagine efficace, più ancora di quella della rete, specialmente per quanto riguarda il nostro territorio, ed è bello che all'interno di questo arcipelago ci siano appunto non solo le scuole, che se parliamo di educazione
o se vogliamo di istruzione, no? In modo un po' più istituzionale, o in generale più di apprendimento, evidentemente sono un po' al centro del nostro, sono il focus, intorno al quale altre iniziative, altre proposte, altre istanze si generano, ed è bene che tutte queste questi bisogni, queste proposte, queste iniziative entrino in comunicazione. E questa è la difficoltà del nostro territorio, direi. Allora, dopo questa lunghissima prolusione, io cedo anche il microfono a chi mi sta vicino, no? la Fondazione CRB, perché anche loro possano esprimere, no? E la Fondazione, come tutti sappiamo, è un partner fondamentale, no? È uno delle colonne portanti qui della Scuola Biellesi. La Fondazione la chiamiamo, neanche con il nome completo, con la F maiuscola, ovviamente. Allora, ecco. Io sono molto contenta di essere qui, ma parto da quello che ha appena detto Riccardo, il fatto che non sempre si dialoghi. Secondo me il grande sforzo degli ultimi anni invece è stato che il dialogo e l'ascolto ha iniziato a esserci, essere forte, essere veramente interconnesso. Prima leggevo in una delle proposte i ponti che collegano le isole. Secondo me questi ponti stanno già prendendo vita, ci sono i primi mattoni e questo arcipelago sarà ancora più collegato. C'è lo sforzo di tutti, perché sempre lì c'era scritto ognuno deve avere il proprio ruolo, e il proprio ruolo presuppone che alcuni ascoltino, altri facciano, però che si integri tra loro. Quindi c'è del lavoro da fare, ma secondo me c'è anche tanto lavoro che è stato fatto per mettere al centro quello che è il futuro, che sono i giovani, perché tutti questi progetti poi sono importanti e fondamentali, ma se volti a quella che è la centralità per cui sono fatti, che sono questi bambini, questi ragazzi che oggi hanno allietato gli spazi di Città dell'Arte, sono gli studenti che ogni giorno con fatica vanno nelle scuole, e sono quelli per cui secondo me tutti stiamo lavorando e vogliamo questo stimolo di crescita. Quindi io penso che fra 5 anni il territorio deve solo continuare questa strada con maggiore afflato, con maggiore voglia di ascoltarsi, senza che nessuno si senta principale rispetto agli altri, ma come una comunità. L'altro giorno mia figlia mi chiedeva, mia figlia ha 8 anni, mi chiedeva, ma io devo saper far tutto? E io ho detto, no, tu non devi saper far tutto. Tu sai fare alcune cose, il tuo amico ne sa fare altre, e ognuno di voi si mette a operare per far tutto e crei la comunità. Quindi secondo me anche noi da grandi dobbiamo imparare a mettere il valore in quello che sappiamo fare per creare comunità, e secondo me ci sono delle buone basi. Le persone che stasera hanno parlato a me hanno lasciato tanta voglia di lavorare per crescere su questa città che sta veramente diventando sempre più aperta all'esterno e forte. Ok, devo trovare qualcosa che non ha detto Marta, mi ha fregato, e adesso cosa dico? Diciamo che effettivamente no, ci sono moltissimi spunti, e molti spunti sono venuti anche fuori dagli interventi precedenti. La cosa che così mi preme un po' pensare è questo, cioè quello che io penso sta emergendo, no? L'idea che fra 5 anni ci sia forse qualcosa che sia, adesso uso il titolo del progetto, no? La scuola senza pareti, cioè ci sia un ambiente senza pareti, nel senso che ci sia un continuo interscambio dove i ruoli sono, è vero, definiti dalle istituzioni piuttosto che dalla propria identità, dal proprio DNA, ma che ci sia veramente, come diceva Marta che mi ha preceduto, proprio questa sinergia continua, questo scambio continuo, anche se poi non è così sbagliato, penso, ovviamente proiettarsi a 5 anni, ma con un occhio sempre riguardo al passato, che non vuol dire avere la testa girata. Io penso
faccio l'esempio di Cascino Remo. Cascino Remo, usando il linguaggio dell'architettura, che secondo me è uno dei linguaggi educativi, forse perché io ho fatto architettura, ma l'evoluzione di un progetto che si proietta verso il futuro, sia per contenuti ma anche come contenitore, cioè utilizzando dei linguaggi architettonici nuovi, non ha dimenticato la sua radice, cioè la cascina. La cascina, che comunque è un'identità territoriale, è un'identità rurale da cui si proviene, e quindi il mantenimento poi anche della, come si dice, semplicemente delle murature, dell'artigianalità con cui sono state costruite, ha un suo significato, un significato che è una testimonianza che ci aiuta poi a proiettarci. E infatti, ecco, poi l'altra, il fatto dello sperimentarsi poi in contesti reali di professionalità, forse perché questo è anche quello scopo con cui noi ci siamo anche un po' prefissi in un progetto che è Musa alla Lavagna, cioè il portare i bambini a fare delle esperienze all'interno di un contesto scolastico, ma che siano reali, queste che siano di carattere artistico, artigianale, ma che li portino a toccare con mano e a vedere in questo gioco un'idea futura, che è un'idea futura poi di scuola, di ambiente, di contesto. Con una battuta così ribando alla scuola, nella scuola, perché comunque i bambini, il primo luogo che vivono di comunità è la scuola, quindi bisogna comunque dargli la sua importanza e la centralità, e per questo direi che posso Bene. Ecco, allora io direi di sorvolare sulla lettura, no, di tutte le proposte che sono emerse, però se anche voi come me avete, no, dato una scorsa veloce, poi le condividiamo. L'unica cosa che ti dico è che in realtà credo che voi non abbiate sul telefono questo, quindi se possiamo semplicemente fare una lettura veloce, cioè un sentimento, ecco, dirci di cosa, un feedback rispetto a questo. Allora procedo con la litania, no? Se vuoi ci scambiamo un po', così almeno il tono di voce cambia. Allora, stimolante e capace di conoscere e di intercettare le possibilità lavorative del territorio e le necessità da poter sviluppare. L'isola dell'orientamento me la immagino fra 5 anni legata alla vita delle persone e non solo ai momenti di transizione. Non più un'isola, ma un insieme di ponti che collegano tutte le parti. Le isole sono separatezza, invece si deve andare oltre e ognuno deve avere presente il proprio ruolo. Una scuola in cui interno ed esterno siano in connessione, la possibilità di uno spazio aperto in cui i vari attori possano portare le loro competenze. I cortili dei palazzi e i giardini pubblici, mi piacerebbe che tornassero ad essere spazi di gioco. Mi piacerebbe che i giovani potessero sperimentarsi in contesti reali, con professionalità che restituiscono le loro competenze per poter avviare un pensiero sul futuro, che le competenze emerse venissero condivise e riconosciute dalle scuole. Ancora più giù, per favore. Ecco, Bosco come aula per la scienza, la fisica, la chimica, la cucina e la storia. Poter leggere uno spazio vicino con occhiali sempre nuovi, apprendere con 5 sensi attivi, la conoscenza rimane connessa ad un'esperienza sensoriale. Il luogo della natura che grazie alla sua identità diventi palestra inclusiva per la ricerca, l'educazione e la sperimentazione, con la comunità, gli ospiti e tutti gli esseri viventi. In connessione tra formazione continua e costante, imprese e orientamento scolastico. Spostare l'ambiente di apprendimento tradizionale nei luoghi del territorio. Vorrei uno spazio dove i giovani possano sentirsi a casa, vivere relazioni intense e creative, crescere insieme ad adulti che abbiano fiducia nei loro potenziali. Quali che siano le isole, vorrei che fossero facilmente raggiungibili da tutte le nostre scuole. Luogo di apprendimento e orientamento a cui possano accedere bambini e classi, famiglie, sperimentarsi concretamente trovando la pertinenza della teoria con il fare pratico. Un luogo dove scoprire i propri talenti. Il biellese territorio educante come esempio virtuoso che sa prendersi cura insieme delle nuove generazioni. Anch'io sono vittima costante del correttore dell'iPhone, quindi sto arrivando e sa. Penso alla Trappa e alla Valle Elvo, con gli abitanti connessi tra loro, con la Trappa Città dell'Alpe come suo centro economico, ludico e culturale, dove ricostruire comunità che in 5 anni sarà legata ad altre comunità del biellese. Scambio costante tra scuola e impresa, comunità, tra scuola, impresa e comunità.
Scuola che diventa educante a 360 gradi, sostenendo talenti, bisogni e desideri. Vorrei che i ragazzi possano avere la possibilità di sperimentare concretamente i loro sogni, seguire le loro intuizioni in un sistema che sia in grado di proporre i loro percorsi strutturati. L'isola di apprendimento sono le esperienze fatte nel Basso Biellese, che è il luogo di relazione. Tra 5 anni mi immagino che quelle attività siano in grado di avere un luogo recuperato, sempre che non proceda invece la colonizzazione dei rifiuti. La mia isola d'apprendimento non può che essere la nave oceanografica dove la multidisciplinarietà, l'internazionalità e la ricchezza culturale dell'equipaggio arricchisce la collaborazione e l'interazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. La scuola di comunità diffusa sul territorio, dove non sia importante definire priorità tra educazione formale, informale e non formale. Incompiuta è una città nuova e antichissima, abitata da una comunità aperta e in divenire, accogliente, rigenerante e produttiva e in relazione al suo paesaggio. Non mi dispiacerebbe che la scuola riesca a far capire ai ragazzi, ma soprattutto agli adulti, che le proprie passioni e hobby non si possono coltivare una volta finita la scuola, ma che comunque tutti possono coltivarla o trovarla a qualunque età. Ok, se non vi ho... Oh, non ho, mi sono... No, avevi anche la voce ben impostata. Ne abbiamo ancora una, abbiamo l'ultima. Ah, ce n'è ancora una. Abbiamo ancora un'ultima. Diciamo, in serbo un'ultima domanda per voi, ma è molto più semplice. Non vi facciamo scrivere. Non vi facciamo scrivere. Non so se puoi provare a muoverla avanti. Io devo rispondere, ma io. Adesso me la. Ma io sono molto positiva. Non mi aspetto. Beh, qui io intanto ci ho letto alcuni temi ricorrenti. Sono prima di passare. Sono senz'altro il tema dell'orientamento, prima ne accennava il mio collega Lorenzo. Il tema dell'orientamento che, attenzione, non è solo, non si limita a essere vediamo che lavoro farà questo ragazzo, questo che l'altro, o peggio, vediamo che scuola superiore farà. È qualcosa di più e lo stiamo imparando in questi anni, ne stiamo prendendo coscienza in questi anni. Orientare fa proprio riferimento a chi scriveva, no? I talenti, se vogliamo gli hobby, no? Non per buttarla, per semplificare, per minimizzare, ma per riconoscere in ciascuno dei nostri alunni, io rappresento la scuola e quindi parlo di alunni, no? Mi capite? Si tratta di capire fin da subito, fin dalla scuola dell'infanzia nel nostro caso, quali sono le peculiarità di ciascuno dei nostri alunni per aiutarlo a intraprendere un percorso che non è solo di studio o professionale, ma di realizzazione personale, di vita, che sia in risonanza con le proprie caratteristiche peculiari. E questo non può che ricollegarsi a un'altra delle aree che ho intercettato leggendo quello che abbiamo appena visto, ovvero l'attaccamento al territorio, cioè noi come individui, quindi anche i nostri alunni, i ragazzi, non possono che essere immersi in questo territorio e partire da questo territorio. Fino a qualche anno fa tutto ciò era scontato, perché non c'erano i mezzi che oggi abbiamo per allontanarci in modo fisico e anche in modo virtuale, non tanto dal nostro territorio, ma per entrare, no, in quello che, se vogliamo definire, il mondo globalizzato, quindi in degli standard universali o globali che un po' cancellano le peculiarità del nostro territorio. Io amo definirmi, no, dirigente di una scuola di montagna, perché chiaramente Valdilana, Pettinengo sono territori sulle nostre Alpi biellesi e io tengo a questa definizione di scuola di montagna e tengo al fatto che ai nostri ragazzi sia data la possibilità di conoscere e sperimentare la montagna. Un altro elemento che a sua volta è legato al territorio, che ho voluto leggere qui,
il tema dell'educazione all'aperto, che noi chiamiamo didattica all'aperto, perché noi siamo la scuola e quindi non è solo educazione, noi siamo un po' più focalizzati magari sulla didattica, e quindi il rinnovamento anche dell'approccio educativo e dell'approccio didattico, il rinnovamento delle nostre scuole che escono dalle loro quattro mura, no? Prima qualcuno diceva la scuola con l'insegna scuola, ecco, certo, lì è il luogo dove magari si comincia o dove si passa gran parte del tempo dell'anno scolastico, ma non, nell'intendimento moderno del tema scuola, la scuola esce da scuola e coglie tutte queste opportunità e le trasforma in scuola. Quindi non si tratta di andare a perdere tempo altrove, no? Perché spesso la sensazione era questa. Per esempio, adesso divago, ma uno dei canoni della tradizione scolastica è la gita scolastica, una parola che io vorrei abolita dal vocabolario delle scuole, perché la gita è qualcosa che si fa per divertirsi e per staccarsi da ciò che si fa di solito. Invece noi a scuola, quando usciamo da scuola, non andiamo a spasso, o meglio, magari andiamo anche a spasso, ma sempre con un intendimento, una finalità didattica ed educativa. E quindi gita non è proprio il termine adatto. E ecco, la scuola senz'altro si sta ponendo delle domande, e nonostante la scuola, credo che dopo la Chiesa sia l'istituzione più conservatrice, perché fa davvero moltissima fatica a cambiare, da un lato perché il personale che la vive a volte fa fatica a cambiare, dall'altro perché chi la guarda da fuori vuole continuare a guardarla come l'ha vissuta, no? Quindi magari con una scuola vecchia di 20, 30, 50 anni. Invece bisogna aiutarla a cambiare la scuola. E queste, adesso io ho voluto cogliere questi tre aspetti forse perché ho voluto vederceli io, e allora magari qualcuno invece ne ha visti degli altri, e quindi benvenga. Dopodiché beh, allora l'ultima, veloce. Sperimentare. Certo, che io rimetto nel calderone del, è vero, è la macro area della scuola all'aperto, che è una sperimentazione. Sì. Sì, decisamente. La vorrei fra 3 anni però, anzi fra 2. Credo che molte persone che stanno qua siano partite da quello, e abbiamo per anni ragionato del fatto che fin da piccoli dobbiamo far emergere questi talenti, e secondo me stanno emergendo, perché se oggi 115 bambini hanno potuto sperimentare delle aree diverse, magari anche su temi di cui non hanno mai sentito parlare, area giuridica per un bambino di 5 anni, cosa, 7, facciamo 7 anni, cosa volete che sia, è una grande esperienza, perché il talento è il desiderio che hai dentro di te ed è la cosa su cui dobbiamo veramente puntare per far crescere questo territorio, che davvero ha tanto, ma ha bisogno di tirarlo fuori, perché è un po' l'essere biellese che ci mette di lato con la nostra capacità, ma non ci fa buttare finché non abbiamo la certezza di avere qualche grande progetto, ma questo territorio lo sta facendo. Io dico, ho promesso la chiusura entro le 7, abbiamo 5 minuti, stiamo
tre minuti, però dopo c'è avremo la possibilità di un aperitivo per andare avanti a parlare, fa parte sempre del convegno, quindi la possibilità di parlare mangiando qua fuori in caffetteria. L'ultima cosa che vi chiediamo è, sempre usando Mentimeter, e dovreste già vederla in realtà sul vostro cellulare, in questo caso non bisogna scrivere ma semplicemente indicare delle priorità. È chiuso. Vostro punto di partenza per rendere l'arcipelago. Sono delle indicazioni. Ah, okay. Sono delle indicazioni, chiaramente. No. Perché è interessante comunque raccogliere. Non so se mi dicono che si è riaperto. No, si è riaperto. Basta aggiornare la pagina precedente. Un refresh. Dovreste trovare. Sì. Allora, chi è riuscito intanto ad aprirlo ci dia delle indicazioni. Basta fare il refresh. Intanto che si è aperto il voto, ecco, si è aperta la priorità per il Learning Arcipelago. Intanto che votate, vi dico che nella postazione radio, per chi si rende disponibile, c'è la possibilità di un'intervista con i bimbi post incontro. Allora, dalle prime espressioni qua di voto, che siamo, vedo che proprio la parte che più emerge è quello del collegare i luoghi in cui gli studenti vivono, lavorano e giocano, che poi era emerso anche nella parte descrittiva precedente. Poi c'è... Ah, è dinamico, ah, ok, prevedere, poi vedo che è salito in modo notevole, prevedere un'equipe di progettazione per l'arcipelago, sembra un po' commentare Ascot, la corsa dei cavalli. Poi abbiamo la parte sul creare percorsi di mutuo riconoscimento, beneficio e aiuto, che è abbastanza tallonato da creare piattaforme per l'accesso alle isole dall'arcipelago. Ormai si sono attestati verso il fondo classifica, bisogna dire, diversificare risorse e percorsi di apprendimento tra formale e informale e prevedere un censimento delle isole. Vero? Scusa, per diversificare risorse e percorsi, è visto il senso positivo. Sì. 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 Allora, sì, che ci stiamo. Abbiamo il regno dei tavoli, quindi l'equipe la creiamo e il ragionamento senso, è quello. Cioè, penso che anche oggi siamo qui per quello, no? Ecco, di sicuro io prima l'ho accennato, prima mi sono definito scuola di montagna, Val di Lana, quindi... comunemente nota come l'area agli estremi confini del regno, dove neanche noi siamo gli ultimi a prendere gli insegnanti supplenti all'inizio dell'anno perché nessuno ci vuole venire. Noi questo problema lo sentiamo particolarmente.
l'isola, ed è qui che l'immagine è calzante anche, tutte appartengono allo stesso, alla stessa unità nell'arcipelago, ma non sono collegate se non con fatica. E questa fatica mi pare che sia, no, la cosa che va superata, è il bisogno che abbiamo espresso come, come principale. Qui ci sono tantissime iniziative che oggi sono state presentate e molte altre non sono state presentate, perché in tutte le nostre scuole sicuramente abbiamo la possibilità, in tutte le nostre scuole o le nostre aree, abbiamo la possibilità di portare esempi analoghi a questi che oggi abbiamo visto. E sarebbe bello che tutto questo patrimonio fosse a disposizione dei ragazzi e dei bambini dell'intera provincia e non solo di, appunto, isole. E io non aggiungerei altro se non, sì, che da oggi non possiamo neanche più dire qui a scuola non stiamo mica a fare il circo, no, facciamo anche il circo da adesso. È necessaria l'autopromozione in questo momento, è necessaria. Il progetto è raggiunto tutto il biellese, anche i confini dell'impero, che è Musa la Lavagna, che quest'anno fa 10 anni, e siamo qua a invitarvi venerdì 27 maggio, venerdì 27 maggio alle 20:45 al Teatro Sociale, perché ci sarà questo momento con, così di festa con una compagnia di balletto. E il sabato 28 maggio invece a Palazzo Gromolosa nuovamente un momento di festa e anche esperienziale per i bambini con delle attività laboratoriali, e poi proseguiamo i 10 anni domenica presso l'Oasi e Cascina Cruccia, e quindi sono 10 anni di festa di un progetto che è arrivato alle scuole ovunque. Grazie. Allora, prendo l'applauso come un invito a muoversi verso l'aperitivo. Io vi ringrazio, credo appunto, come abbiamo detto, che questo sia un piccolo passo in più che facciamo verso l'arcipelago e che non possa esserne anche l'ultimo, quindi oggi abbiamo presentato delle realtà, spero che nel prossimo ce ne siano altre ancora e che si risolvano anche una serie di temi su cui si possa andare a lavorare già da domani. Qui abbiamo alcune indicazioni e spero che questo possa essere utile per la progettazione futura. Grazie ancora e ci vediamo la prossima volta, come si suol dire. Ricordo che c'è la possibilità delle interviste con i bimbi.